Sergio Savoia, innanzitutto, ecco, come commenta questa vicenda che suo malgrado l'ha vista protagonista perché è stato lei a segnalare in caso al Ministero Pubblico. Ma sì, si tratta evidentemente di un fatto gravissimo, cioè al di là di quelli che sono i dettagli che sono ancora da appurare, si tratta di un fatto di una gravità estrema perché va a toccare il principio della fiducia che i cittadini devono avere nel sistema democratico. Il fatto che questo fatto sia acclarato evidentemente implica che ce ne potrebbero essere stati altri di simili, qualche sentore io francamente l'avevo avuto. E quindi qui la gente si deve chiedere che cosa sta succedendo e se stiamo ancora giocando una partita corretta. Dice che potrebbe essere la punta dell'iceberg. Sì, potrebbe essere la punta dell'iceberg, di un iceberg che non sappiamo quanto è grande, perché evidentemente il fatto che sia successo questo fatto che io ho denunciato oggi e i precedenti episodi che sono stati portati agli onori delle cronache implicano che evidentemente purtroppo questo paese non è ancora pronto al voto per corrispondenza e che questa modalità di voto espone il sistema ad una serie di abusi che potrebbero essere molto gravi. Se viene a mancare la fiducia, sarà difficile che i perdenti possano eventualmente accettare il risultato e sarà difficile che i vincenti abbiano la necessaria legittimità democratica. E questo è il tipo di dubbio che la democrazia non si può permettere. Che cosa fare adesso? Non lo so, come dicevo prima, in ballo c'è la fiducia dei cittadini, è difficile capire appunto quanto è grande questo iceberg di cui stiamo vedendo la punta. È chiaro che bisognerà arrivare a determinarsi prima che ci siano i risultati, anche perché non possiamo correre il rischio che vi sia l'impressione che i perdenti non accettino, come dicevo prima, il risultato, oppure che vi sia la volontà di sfruttare in chiave elettorale questo fatto. Però è anche chiaro che se questa non è più una partita corretta, la partita va rigiocata e quindi bisogna discutere tanto col ministro delle istituzioni che deve spiegarci e dirci se effettivamente le cose sono ancora corrette oppure no, e poi con gli altri partiti probabilmente anche capire, perché ripeto, non ci si può permettere questo tipo di dubbi, cioè noi non possiamo fare le elezioni in Ticino con gli ispettori dell'ONU, siamo un paese avanzato e bisogna che la gente abbia fiducia nella propria democrazia. Lei prima diceva questi episodi forse dimostrano che il Ticino non è ancora pronto per il voto per corrispondenza. Spieghi meglio il concetto, cosa significa che il Ticino non è pronto? Chi? I cittadini, gli elettori, i partiti, chi? Ma io credo che ci siano dei partiti che non riescono a superare certe vecchie pratiche. Ed è chiaro che il galoppinaggio era già un problema quando si andava a votare al seggio, quando si hanno in mano le buste con le schede, questo diventa un problema molto più serio. Avevamo sentore che potrebbe essere così, oggi ne abbiamo avuto la prova. Quando c'è qualcuno che fa una fotografia, una pila di schede che non dovrebbe avere in mano, vuol dire che almeno lui si è fatto dare le schede da un sacco di persone. E la seconda cosa è che probabilmente se l'ha fatto lui lo hanno fatto degli altri. Ci possono essere gruppi organizzati, comunità organizzate che hanno fatto la medesima cosa e quindi c'è da chiedersi se da una parte i partiti storici sono capaci di rinunciare a certe pratiche, e purtroppo non mi sembra, e dall'altra parte se i cittadini hanno sufficiente coscienza del ruolo importante che svolgono per esempio non cedere le proprie buste, le proprie schede ad altri. E mi pare purtroppo, dico con grande tristezza, che siamo in una situazione che dimostra che questo paese non è maturo e bisogna proteggere la democrazia di fronte al rischio peggiore che c'è, che è quello del dubbio che la partita sia stata giocata in maniera scorretta. Quindi, ricapitolando, lei non dice ancora esplicitamente che bisogna magari organizzare nuove elezioni, però dice che ce lo farà sapere, insomma, presto. Io credo che è un problema di cui si dovranno occupare tutti, mica solo io. Cioè io ho avuto, diciamo così, tra le mani questa cosa, l'ho segnalata immediatamente alla magistratura. Probabilmente non sono l'unico presidente di partito, bisogna che anche gli altri vengano fuori a dire chiaramente come la pensano e poi bisogna che ce lo dica anche il ministro, come si direbbe, no? Il ministro degli interni, Norman Gobbi, che è il responsabile del buono svolgimento del voto, di uno svolgimento corretto. Io e tutti gli elettori del Canton Ticino dobbiamo sentirci garantiti,
rispetto alla correttezza di questo voto. Se non abbiamo più la fiducia in questo sistema, chiunque vinca avrà vinto a metà e chiunque perda si sentirà vittima di un'ingiustizia e non può funzionare così.